Carfagna e Due, la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta Bindi. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che è stata presentata la risoluzione Bindi numero 211, sulla quale il Sottosegretario Migliore esprime il parere del Governo. In seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione della relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, nella quale intervengono il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta Catani e il Deputato Donati. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che è stata presentata la risoluzione Catania numero 212, sulla quale il Sottosegretario Ferri esprime il parere del Governo. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Interviene infine sull'ordine dei lavori il deputato Baldelli. La seduta termina alle 16:30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 1º marzo 2016 con inizio alle 10:30. Grazie, se non vi sono obiezioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Ciprini, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambruoso, Del Basso, De Caro, Dell'Orco, Dell'Ai, Di Gioia, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Giacomelli, Gian Giancarlo, Giorgetti, Gozzi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lo Sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Squartapelle, Procopio, Rampelli, Ravetto, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Tabacci, Tinagli, Valeria Valente, Velo, Zampa e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 86, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica numero 3156, 3241, 3261 e 3300. Avverto che lo schema recante le ripartizioni dei tempi a tali disegni di legge è pubblicato in caccia al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3156, ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatta a Panama il 25 novembre 2013. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto la Commissione Affari Esteri, si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Porta. Buongiorno Presidente, deputati e rappresentante del Governo. Il provvedimento in esame reca la ratifica di due accordi finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale.